A mio parere, è sicuramente una delle opere migliori del regista americano. Un'ardua impresa girare un film interamente dentro e intorno una cabina telefonica. Un miracolo cinematografico a cui contribuiscono una sceneggiatura intelligente, una regia al limite del virtuosismo, una performance, quella di Colin Farrell, che strappa l'applauso a ogni inquadratura. La critica non è stata unanime nel giudicare il film. Si va da regia frenetica quanto monotona e abbastanza sciatta, il messaggero, a un film coinvolgente, allarmante e che non annoia lo spettatore neppure per uno dei suoi 81 minuti, Repubblica. Personalmente mi allineo con quanto scritto da quest'ultimo giornale. 81 minuti di tensione spasmodica, 81 minuti che attanagliano la nostra attenzione e non ci concedono un attimo di tregua. Anche se vista più volte, un'opera che non stanca mai, avvince e induce alla nostra compartecipazione come poche. Emoziona e fa riflettere. Un thriller mozzafiato, ma anche un'acuta e amara analisi della nostra società, analisi oggi più che mai attuale.